Una buona giornata a tutti voi, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, sono le 9 e 6 minuti, come vedete dal fascione rosso siamo in diretta per seguire questa fase di maltempo, maltempo che ha causato disagi e anche numerosi danni, soprattutto a quelle abitazioni che sono finite sott'acqua nel corso della notte. Sentiremo tra poco anche alcune testimonianze telefoniche, ma io prima di andare a leggere i giornali e di vedere dunque la rassegna stampa di oggi, andrei a collegarmi con Simona Zonghetti che vedo già a ridosso del mare nella zona di Sassonia. Buongiorno Simona. Ci troviamo in zona Sassonia, esattamente in Viale Ruggeri. Ha cominciato a piovere abbondantemente, c'è un forte vento e come vedete alle mie spalle il mare è molto agitato. Come invece mi sposto un attimo qua alle mie spalle, Viale Ruggeri che è completamente invasa da una distesa di sassi. Addirittura le onde del mare con il forte vento hanno portato l'acqua lungo la strada. Strada che è stata chiusa, vediamo anche i mezzi di soccorso, ci sono diverse case allagate, la passeggiata della Sassonia lo stesso è intransitabile. Come dicevamo, poi ci sposteremo in un'abitazione dove ci sono tantissimi centimetri d'acqua. L'anfiteatro Rastatt completamente allagato e colmo d'acqua. E poi qui ci dicevano che tra residenti si stanno aiutando, stanno cercando di svegliare una signora che abita al piano superiore, ma ancora non dà nessuna risposta. Vi daremo aggiornamenti fra pochissimo, intanto ti restituisco la linea. Sì, grazie Simo. Allora, noi nel frattempo teniamo ogni tanto la finestra aperta per vedere le immagini che ci arrivano in diretta e che, come è comprensibile e come avete visto, sono immagini anche difficili da realizzare perché giù sta piovendo e soprattutto c'è anche tanto vento. C'è una mareggiata ancora in corso, guardate, onde molto alte e soprattutto guardate la ghiaia che come sempre per mancanza di scogli viene gettata sulla sede stradale. Tra un attimo ci collegheremo anche con un residente di Via Zuccheri, chiedo alla regia di contattarlo, ci ha telefonato poco fa perché mi raccontava che appunto già dalle 2:30 di notte è stato svegliato dalla mareggiata e poi non hanno più chiuso occhio, evidentemente perché con il timore di avere l'acqua dentro casa. Acqua che è entrata in molte abitazioni, lo vedremo. Intanto guardiamo il nostro sito internet che già dalle prime ore di questa mattina ha iniziato ad aggiornare in tempo reale su quella che è la situazione appunto in particolare giù nella zona di via Fratelli Zuccheri, zona Sassonia 3, quindi siamo nel lungomare. Questa è una fotografia, un'immagine eloquente che indica come la forza dell'acqua si sia spinta fin verso le case. Guardate le strade completamente allagate. Allora, mi dicono che siamo in collegamento con questo residente di via Fratelli Zuccheri. Buongiorno. Buongiorno, Allora, buongiorno a lei. So che ha passato una notte insonne, ci vuole raccontare qual è la situazione, visto che noi non riusciamo a raggiungere, queste intanto sono immagini in diretta, non riusciamo a raggiungere la sua zona perché è interdetta al traffico, ci sono detriti ovunque, la strada, la polizia ha chiuso tutto quanto e quindi ecco, che cosa c'è là? noi qui dalle 2 alle 4 di notte l'abbiamo passato sveglia e qui abbiamo avuto più paura dell'anno scorso perché l'acqua è aumentata, a me personalmente è arrivato proprio attaccato alla porta di casa, dell'uscio di casa, ma invaso tutto il garage, le capanne dove ho non sono riuscito a tirare fuori perché passa, è rimasta l'acqua. Il garage qua del condominio è tutti pieni d'acqua, qui ancora io non ho visto nessuno, adesso spero che qualcuno arriva, e niente, morale della favola, la situazione è questa, soltanto che è stato peggio, perché quest'anno è stato molto più grande, cioè molto peggio dell'anno scorso, non è cambiato niente.
Senti, il problema qual è? Sempre la mancanza di scogliere che da tanti anni voi chiedete? Che il sindaco, come vi ha detto l'ultima volta che ci abbiamo parlato, lui non lo so, è più propenso a farlo lassù verso la zona Porto, ma qui secondo me là perché ci saranno altri interessi, forse quelli economici. Qua il nostro problema nostro è che Senta, a la noi situazione fortunatamente. vicino a lei, mi pare anche altre persone ci hanno chiamato da lì dicendo che purtroppo hanno le abitazioni sott'acqua. Me lo Sì, conferma questo? Cioè la no, situazione è quella? qui sì, a noi io dalle 2 alle 4 ci siamo alzati a alzare su i divani, io che magari ci avevo nel garage o dietro, mamma mia, la lavatrice l'ho salvata per 5-6 centimetri, l'ho salvata, che l'ho presa in tempo, se no il mio vicino di casa. Il congelatore 200-300 euro, non so quanto costa, gliel'ha mangiato l'acqua. La situazione è questa, dopo quindi non ripaga niente nessuno, Senta, lei, visto che immagino non sia la prima volta che vive questo tipo e questo Sì, genere di esperienza, adesso in linea di massima, se non piove più con il mare agitato in questo modo, quanto tempo ci vorrà prima che l'acqua defluisce, che tutto un po' torni alla normalità? Qual è il rischio che si corre? se non piove più, che il mare calma, io penso nel giro di 4, mezza giornata è un po' che si ritira l'acqua, però in giro di mezza giornata ho un po' i miglioramenti che si ritira, però se non piove, perché ancora piove abbastanza. Noi stiamo vedendo, intanto grazie e auguroni, in Niente. bocca al lupo per tutto. Intanto, come dicevo, ai nostri telespettatori stiamo vedendo le immagini che, ripeto, stiamo trasmettendo in diretta dalla zona di Sassonia. C'è la nostra Simona Zonghetti con giustamente gli stivali, poi Alessandro Belli, l'operatore. Vedo che stanno girando attorno ad un'abitazione, forse è quell'abitazione di cui parlava appunto Simona, dove c'è quella signora che probabilmente non riesce a sentire il campanello. Insomma, adesso sono queste fasi un po' difficili anche nei movimenti, negli spostamenti. Le auto hanno certamente difficoltà a muoversi. Andiamo, prima di leggere i giornali, andiamo a leggere e a vedere qual è la situazione raccontata minuto per minuto sul nostro sito internet occhioalanotizia.it. Tra l'altro vi ricordo anche che abbiamo la nuova applicazione per i cellulari Android, quindi se avete un cellulare con il sistema operativo di Google potete scaricare l'applicazione di Occhio alla Notizia per essere sempre aggiornati in tempo reale. È un'applicazione gratuita. Allora, qui potete vedere, non lo faccio io adesso perché altrimenti rischio di bloccare tutto quanto, ma lo potete fare voi se vi collegherete al nostro sito. Questo è un filmato che ci è stato girato e inviato da Filippo, che è il proprietario del ristorante da Ciavarini. Ecco, forse la regia riesce a mandarlo direttamente da là. Grazie. Allora, ecco, questo è il filmato girato questa mattina all'alba da Filippo Ciavarini, che l'anno scorso ha già pagato un tributo piuttosto pesante in termini di allagamenti e inondazioni. L'Arzilla è Sembra il porto, ma Ecco, che cazzo. a parte l'esclamazione, ma avete sentito, Filippo dice sembra il Po, il fiume Po, in realtà è un torrente piccolissimo, l'Arzilla, che però quando piove, vedete in quali condizioni si trova. Allora, torniamo un attimo, ecco, da Simona. Simona? Simona. Sì, eccomi, volevo percorrere con te parte di Viale Adriatico. Sì, ci siamo. Dunque, queste sono alcune delle abitazioni che sono completamente allagate. Vedete lì una piccola barchetta, la strada che oltre ad essere invasa di sassi è piena di rami spezzati, caduti. Chiederei all'operatore di spostarsi. Vi chiedo scusa per le spalle, ma voglio farvi vedere le abitazioni. Vi ricordo che siamo in Viale Adriatico, guardate. È tutto allagato. Un bidone in mezzo penso a 10 centimetri d'acqua.
Addirittura qua alla mia sinistra vedevamo un signore, ci raccontava che dalle 3 di questa notte che sta cercando di togliere acqua il più possibile dal suo garage. Dunque, ci spostiamo ancora. Ecco, anche non qua, so se le auto Simone che mi passano sente. Non l'hanno ancora chiusa, no. A differenza di Viale Ruggeri. Sì, 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 ti sento Marco. Ecco, no, volevo dirti che a differenza... Eccolo qua. Un attimo, sì. Di quello che stiamo vedendo, poi se riuscirai a trasferirti sì. Più avanti, ecco, vedete, attenzione, se riuscirai a trasferirti più avanti, più a sud, sì. Là in via Fratelli Zuccheri la situazione è ben peggiore di quella che stiamo vedendo in questo momento. Sì. Sì, esatto. Adesso però volevo un attimo, aspetta Ale, vieni, scusatemi, perché qua c'è un signore che vi dicevo da questa notte sta cercando di togliere l'acqua dentro casa. Buongiorno. Buongiorno. Si è svegliato in una situazione, insomma, un po' particolare. Senti che adesso non è niente, il rumore del mare, stanotte era 3 volte di più, poi dopo abbiamo visto l'acqua e qua, poveretti, resti qua. Io adesso da me i danni sono pochi, non è che sì. C'è un po' di sabbia, fango, così però... Certo. Ha visto qualcuno passare Vigili del Fuoco, ha sentito intorno... Stamattina, perché adesso c'è poca acqua, stamattina è pieno d'acqua, pulivo e passavano le macchine, sembrava l'autostrada e certo. Tutti ributtavano l'acqua dentro, insomma un vigile almeno che stesse laggiù, per lì c'è il divieto, ma tanto si sa come sono gli automobilisti, passano tutti, per cui laggiù non riescono ad andare perché ormai... La strada è chiusa. Ecco, ogni volta che c'è il maltempo, infatti, Viale Ruggeri diventa impercorribile. Sono passati stanotte alle 3 i vigili del fuoco, anche una pattuglia di vigili, però sì, era opportuno mettere un vigile lì, in modo non è che sia successo certo. Niente, però. Certo. Benissimo, la ringrazio. Marco, dunque, allora, come dicevi tu, ci spostiamo in via Fratelli Zuccheri e poi ti richiederò la linea. Grazie. Sì, grazie Simona. Naturalmente i Vigili del Fuoco, questo lo diciamo spezzando volentieri una lancia in loro favore, io come loro giustamente si rendono conto della situazione, hanno decine e decine di telefonate, di intervento, Allora vediamo un po', dice il problema dei fiumi, allora i torrenti intanto, il torrente Arzilla è una situazione ancora sotto controllo perché è una situazione, ci sono dei colori che indicano un po' la gravità, l'allerta eccetera, l'Arzilla è arancione, quindi siamo su una scala di 3 e al secondo. Rosso invece il Foglia, quindi comincia a essere, è uscito, è straripato il Foglia in più punti, soprattutto lungo i campi. Il Metauro, in realtà il Metauro non preoccupa, il Metauro è ancora sotto controllo, mentre mi dicevano che anche il Misa, Senigallia, che tanti danni ha fatto l'anno scorso anche con delle vittime, il Misa di Senigallia è in una situazione difficile, quindi è sotto strettissima sorveglianza. Immagini che nel frattempo la regia continua a mandarci in diretta, qui siamo all'inizio di Viale Ruggeri, che come vedete dalle transenne è stato prontamente interdetto al traffico, chiuso al traffico, ma guardate, torniamo per un attimo sul nostro sito, abbiamo pubblicato questa fotografia, guardate adesso a parte questa finestra di YouTube che si inserisce, ma comunque già una buona parte di via Ruggeri si vede, guardate in che condizioni davvero è Viale Ruggeri con questo mare che ha di nuovo rotto l'asfalto, buttato detriti, sassi e quant'altro, quindi si tratta tutte le volte di spendere soldi per ripristinare la situazione. Questo è i Bagni Sergio, sempre in Sassonia. Guardate qua, è incredibile, una montagna di sassi spostati dalla forza distruttiva del mare. Ancora Viale Ruggeri con le transenne e le onde che invadono la corsia. E poi... E poi ancora, ecco, dicevamo di via Fratelli Zuccheri, dove tra poco spero di ricollegarmi con Simona Zonghetti. Questa è una fotografia scattata da uno dei palazzi
che si trovano lì a ridosso del mare, vedete acqua che si è portata fin verso appunto le abitazioni. Un'altra foto che arriva da via Fratelli Zuccari, ancora più sotto. Invece questo è l'anfiteatro Rastatt, guardate, completamente allagato, l'acqua del mare ha allagato completamente l'anfiteatro Rastatt. Allora, alla spiaggia di Gimarra, quella che era la spiaggia di Gimarra, perché da quello che leggo nel cartello vedo che la spiaggia di Gimarra non c'è più, è come se è completamente distrutta, il mare è arrivato fino ai sottopassi, è una segnalazione telefonica, quindi anche a nord, vedete, nella nostra città, insomma la situazione è pesante, per la conta dei danni adesso bisognerà aspettare che il mare si calmi e vedere quello che è rimasto in piedi, ma come avete sentito. Ma adesso, per avere un quadro ancora più dettagliato della situazione, sentiamo in collegamento telefonico il responsabile del CB Club Mattei di Fano, Saverio Olivi. Buongiorno Saverio. Buongiorno Marco, buongiorno. Allora, ascoltatori. Noi stiamo raccontando anche con immagini in diretta un po' la situazione del mare, giù dalla parte della Sassonia, Sassonia 3, ecco, situazione difficile con case e strade completamente allagate. Che cosa ci puoi dire? Direi proprio di sì, tutta la zona mare, soprattutto il mare ha fatto grossi danni. Pensa che le onde passano sopra i fabbricati al porto, quindi arriva l'acqua, arriva dall'altra parte, quindi tutta la zona, come hai detto tu, di Viale Ruggeri, ci sono delle case allagate, persone che già erano, diciamo, preparate, perché avvezza a questo, hanno già le pompe in azione, quindi dal mare ha fatto dei grossi danni. Rio Crinaccio sta rientrando, la strada lato mare sta rientrando, ma dalla parte del mare è completamente tutt'uno in pratica. È un po' quello che viene dal mare, in pratica ha portato via tutto. Viale Ruggeri, come hai detto, sicuramente avrei fatto vedere l'immagine, è presso poco oramai inesistente, così tutta la fascia anche del Lido, l'Arzilla sotto il, fortunatamente non ha passato l'argine lì dove c'è la sbarra, tanto per capirci, al ristorante da Tano ha tenuto, è uscita più all'interno nella parte della selva, però non è arrivata sulla strada, è tutto al limite fino a un certo punto, senza, considerando il mare che però già ha fatto dei grossi danni. Ecco Saverio, volevo chiederti dunque, a noi risulta il Foglia in situazione critica, il Misa, Senigallia lo stesso, situazione critica, il Metauro invece ancora non preoccupa. No, il Metauro ha tenuto bene, sì, ci siamo sentiti con il dirigente, perché stanotte chi ci ha allertato è il dirigente del comune di Fano tramite Gattoni della provincia, che appunto l'aveva chiamato. Da quello che so, il Foglia è messo peggio. Il Metauro ha tenuto, tiene bene, e quindi forse perché ha avuto i suoi lavori anche ultimamente alla foce, e quindi reagisce molto bene, quindi non ha problemi. Tra l'altro proprio ieri si leggeva sui giornali del Foglia che aveva un problema di tappo, tra virgolette, alla foce, e quindi puntualmente è arrivato il maltempo che ci ha messo del suo, insomma. Ecco, quindi il problema del tappo sul fiume Foglia, problema che poi ha avuto per un po' di tempo anche il Metauro, poi fortunatamente i lavori sono stati effettuati, quindi da quel punto di vista è andata abbastanza bene. Nel frattempo, ecco, stiamo vedendo ancora le immagini in diretta dalla Sassonia, qui siamo nei pressi di Sassonia, se mi dicono anche esattamente, Bagni Sergio più o meno, dovremmo essere dalle parti di Bagni Sergio, allo splash, dove c'è lo splash, guardate, ecco, guardate il mare, guardate che forza che ha e guardate cosa ha combinato durante la notte. Saverio, quanti uomini sono dislocati sul territorio, come vi state muovendo? Noi per il momento stiamo monitorando la situazione, quindi sono tre mezzi con due o tre volontari per mezzo, ma gli altri sono già comunque allertati, se c'è la necessità sono come sempre pronti ad intervenire laddove necessita. Ancora non siamo partiti con le pompe, ma è tutto pronto, speriamo che non necessitano, però come richiesto già da stanotte alle 4 in preallerta, non solo, mi sono già sentito con i ragazzi
di Mondavia, di Barchi, in pratica che la CMA, anche loro sono pronti a partire laddove necessita. Ecco, un'ultima cosa, chiedo sempre conferma, perché comunque tu sei in collegamento, in contatto con gli enti preposti e quant'altro. Mi risulta che in autostrada A14 i camion sono stati fatti fermare perché poi più a nord c'è la neve, quindi noi siamo alle prese con l'acqua, ma più a nord c'è la neve. E nel tratto tra Marotta e Fano sono bloccati? Sì, questo è un problema lo stesso, anzi ci chiedevamo stamattina, non siamo noi come associazione di turno, ma ne ha un'altra associazione, se necessita anche lì dovremo intervenire eventualmente se persiste, per portare qualcosa eventualmente di caldo in autostrada, perché la situazione più avanti è critica. Sulle previsioni del tempo che cosa sai, Saverio? Marco, le devo, cioè, stamattina è stata tutta una corsa, non ho avuto modo di contattare il centro funzionale e la sala operativa, appena possibile eventualmente daremo un'occhiata anche su questo. Benissimo, grazie e magari se necessario ci sentiremo nel corso della giornata. Grazie mille a Saverio Olivi, responsabile della Protezione Civile di Fano, il CB Club Mattei. Allora, come avete visto, immagini che arrivano in diretta dalla zona colpita, in particolar modo dalle mareggiate, ma man mano che stiamo andando avanti con le ore ci accorgiamo che in realtà la situazione è critica lungo tutto il litorale, perché la mareggiata ha creato grossi disagi. Vedete, qui ha buttato giù, queste sono immagini in diretta, lo ripeto, ha buttato giù anche un lampione, guardate, anzi più di un lampione, sicuramente sarà da rivedere, guardate la passeggiata, praticamente è tutta da rifare, è stata completamente distrutta dalla forza del mare. Qui invece, se torniamo un attimo sul nostro sito internet occhilanotizia.it, è una fotografia che un nostro telespettatore ci ha inviato da Torrette di Fano. Anche qui la situazione, vedete, la casa, questo è un giardino privato, di un'abitazione privata, e come vedete anche qui l'acqua è arrivata in maniera abbondante e ha invaso il giardino. Questa invece è la strada per camminate, anche qui micro allagamenti, campi, sì, quelli sì, tanti campi sono allagati, e questo è il video che anche la nostra regia poco fa vi ha mandato in onda, eccolo qua, lo ripropone in questo momento, un video alle primissime luci dell'alba con ancora il rumore del mare, che come avete sentito poco fa dalla testimonianza di quel signore che ha intervistato Simona Zonghetti, il rumore del mare che questa notte era tre volte tanto quello che si sente in questo momento, e di notte, come tutte le cose, quando è buio viene tutto amplificato, anche la paura si amplifica di notte quando è buio, quindi potete immaginare che cosa hanno vissuto le persone che vivono sul mare, a pochi metri dalla spiaggia, a pochi metri dall'acqua, con un mare fortissimo, con un vento fortissimo e con quel rumore che entra dentro nelle case e che fa di notte ancora più paura. Andiamo a leggere i giornali, siamo sempre dentro la rassegna stampa, sono le 9.30 in diretta, chiudiamo per un attimo questa parentesi dedicata al maltempo, mentre naturalmente la nostra Simona Zonghetti, vedete, in questo momento è in auto, tutte immagini in diretta, questa è un'esclusiva ed è una novità di Fano TV per questo nuovo anno, per il 2015, Fano TV, occhio alla notizia, sempre più live, sempre più in diretta, e lo faremo tutte le volte che ci sarà bisogno di farlo, per portarvi a casa spaccati di vita, a volte cronaca, a volte cose belle, a volte cose meno belle come questa, ma che possono essere utili e possono servire per la vita di ogni giorno. In questo caso vi stiamo informando, vi stiamo aggiornando sul maltempo. Maltempo, quindi vi invitiamo anche ad uscire di casa soltanto, soprattutto mettervi in strada, soltanto se è strettamente necessario. Anche perché c'è il problema adesso, c'è il problema degli alberi, c'è il problema delle strade allagate, c'è il problema del traffico, eccetera, eccetera. Mi dicono che c'è traffico bloccato in stazione e viale 12 settembre, quindi siamo
nei pressi della statale, no, siamo lungo la statale 16, e poi al telefono ci hanno detto che sì, a Torrette di Fano, lo mettiamo tra virgolette perché le tragedie probabilmente in tempi di guerra sono altre, ma comunque ha usato questo nostro telespettatore questa parola, Torrette è una tragedia. Ecco, quindi anche là, questo per dirvi che la situazione è difficile. Immagini che vi arrivano in diretta, lo ripeto ancora una volta, ci stiamo avvicinando in via 12 settembre, come dicevamo adesso poco fa da questa segnalazione, dal cartello. Vediamo allora in diretta se la situazione è così come ve l'ho detta due secondi fa, cioè se c'è il traffico bloccato. Vedo anche un camion, vedo dei camion, no, c'è la polizia, ecco, sulla rotatoria. Vedete la polizia, qui siamo davanti alla, questa è l'ex caserma dei carabinieri di Fano, l'ex caserma dei carabinieri. Sì, in effetti c'è traffico rallentato, ma però credo che sia abbastanza scorrevole comunque nonostante tutto. Ecco, allora andiamo a leggere velocemente i giornali, poi comunque teniamo aperta questa finestra, perché ci stiamo portando con la nostra Simona Zonghetti, ci stiamo portando dall'altra parte, quindi abbiamo visto poco fa via Le Ruggeri, adesso andiamo a vedere via Fratelli Zuccari, che è una di quelle zone completamente andate sott'acqua. Questa è Fano alle 9.31. Andiamo a leggere i giornali. Allora, cominciamo dal Resto del Carlino. Il Resto del Carlino ospita in apertura una polemica. La polemica per la mancata replica di una rappresentazione, che è quella di Peter Pan, da tutto esaurito. Tante le richieste appunto per replicare questa cosa, e però purtroppo il comune dice non vuole, scrive il giornale, il comune non vuole dare il teatro per il bis, e parla la regista Simona Paterniani. Sempre sul Resto del Carlino, si draghi il porto di Fano, protesta di CISL e CGL, poi sotto, medico sotto processo per omicidio colposo, il paziente cadde dalle scale e poi morì. L'uomo cinquantenne doveva essere trasportato in ospedale. Secondo la testimone non era stato possibile capire quale fosse il tipo di malore. E ancora, la Camera di Commercio ha ripristinato i suoi uffici. A Fano, Alberto Drudi, cinesi interessati alla nautica. E poi ancora la riflessione sul futuro della Fano Urbino, la ferrovia, la WIL Trasporti, il futuro passa per due strade, università ed Europa. Parla Giorgio Andreani, che chiede un progetto di ampio respiro. E ancora, compra l'acido per l'ex marito, ma la cassiera del supermercato si insospettisce e fa bloccare la donna che ha acquistato l'acido dalla polizia. Poi lei ha ammesso, sì, l'ho preso, l'ho acquistato per tirarlo in faccia a lui. Lei è stata diffidata, ma adesso l'uomo vive nel terrore. Pianeta Scuola, il controsoffitto rischia di cadere in classe, il preside, basta proclami, servono fatti. Questa è una scuola, parla Carlo Nicolini, che è il preside del Santa Marta Branca, che dice appunto adesso basta chiacchiere, è ora di fare i fatti. Andiamo sul Corriere Adriatico, la pagina di Fano. La pagina di Fano, Madonna Ponte, il gota del mattone, ecco chi c'è nella società dell'area ex zuccherificio, 10 milioni di investimenti ma capitale di 390 mila. Il paventato fallimento riguarderebbe solamente la partecipazione di 10 imprese, ed ecco tutti i nomi. Tombari, presidente della fondazione Cassa del Risparmio di Fano, cortocircuito tra variante, fondazione e banca. Poi c'è sempre su questo argomento l'intervento di Severi, bocciamo solo per un'alternativa, la variante presentata nella commissione, il 20 va in consiglio, nel centro-sinistra prevale l'orientamento al voto negativo, ma c'è qualche distinguo nella lista Noi Città. Poi c'è un intervento da ripensare, secondo la nota del capo di gabinetto Celani. Ancora dal Corriere
Adriatico. Drudi rimprovera la politica all'inaugurazione della nuova sede Lagnanze per cantieristica e aeroporto. Dopo i tagli del governo, l'ente camerale ospitato dal comune, i consiglieri regionali non hanno fatto niente per la città di Fano. E poi sotto l'UDC attacca, il PD ha finito il tour ma il degrado avanza. Critica al partito e alla nuova maggioranza per l'incuria della città negli ultimi 8 mesi. Ai passeggi la situazione è peggiorata. Oggi si presenta il libro di Clappis e Manna, i maestri del carnevale della musica arabita. E ancora, da Isola del Piano, la fattoria della legalità forma gli adulti di domani. Incontro alla scuola Donati di Fossombrone con la presentazione delle esperienze nei campi estivi, simulato anche un processo al Tribunale di Pesaro. Fondi europei per la tratta Fano-Urbino, la UIL regionale rilancia l'opzione per utili sinergie, la gestione ad un operatore del trasporto locale. Dalla pagina di Pesaro invece Ricci venderà le quote della multi-utility, questa la fonte per finanziare i lavori di Viale Trieste, obiettivo 2 milioni di euro, quota pubblica risicata. Andiamo sul Messaggero, la pagina di Fano, via Ruggeri di nuovo chiusa dopo la mareggiata, sembra quasi che l'abbiano scritto questa mattina il giornale, in realtà è una notizia battuta ieri e in edicola oggi, però insomma questo per dire che Viale Ruggeri insomma purtroppo non ha vita facile, è una via che fino a quando non verranno sistemate le barriere in acqua, quindi le scogliere, questa via sarà sempre e comunque costretta a chiudere, riaprire, sistemarsi, distruggersi, eccetera, eccetera. Dopo le proteste del Comitato Lebrecci si sono mobilitati anche il prefetto Pizzi e il mediatore europeo. Poi niente cause per danni se la variante è bocciata, quindi niente cause. Ex zuccherificio Duranti tranquillizza i consiglieri che dovranno votare. Profilglas, comitato contrario alla commissione d'inchiesta. E sin qui appunto la rassegna stampa. Allora torniamo adesso, vediamo un po' i dati dell'osservatorio meteorologico di Fano TV, che sono dati che noi riceviamo in tempo reale dalla stazione meteorologica che abbiamo installato proprio qui sopra la nostra sede. Allora intanto guardiamo quali sono i dati in questo momento. Alle 9:37 abbiamo una temperatura esterna di 7 gradi, possiamo dire, un'umidità del 93%, guardate la pioggia del giorno, 32 mm di pioggia, questa è la pioggia caduta nelle ultime ore, dalla mezzanotte fino a questo momento, 32 mm di pioggia non sono per niente pochi, e quindi questo per dirvi quanta acqua ha fatto. Vediamo se riusciamo a farvi vedere anche la webcam, purtroppo abbiamo il internet un po' rallentato, anche perché ci sono tanti accessi in questo momento, diciamo la verità, ci sono tantissimi accessi sulla nostra pagina internet, vedo Simona Zonghetti pronta per un nuovo collegamento ed ha raggiunto via Fratelli Zuccari, siamo sempre lungo il mare, non so se possiamo vedere le immagini in diretta di Simona Zonghetti, se ce l'abbiamo oppure no, perché qua non riusciamo ad avere neanche la webcam. Allora è quasi pronta Simona per raccontarci questa storia, intanto abbiamo altre informazioni, questa è la telecamera che invece ci fa vedere com'è il traffico, anche intanto il cielo su Fano che chiaramente, ma anche il traffico che comunque è scorrevole sulla rotatoria davanti a Porta Maggiore, Arco d'Augusto. Allora Simone è pronta, intanto la Polizia Stradale di Fano conferma code in autostrada in aumento in direzione nord. Allora in diretta adesso da un'abitazione di via Fratelli Zuccari, guardate la situazione, Simona Zonghetti, a te Simona. Sì, dunque ci siamo spostati come appena detto in via Fratelli Zuccari, guardate qua in che situazione sono i garage, sono completamente allagati, le persone giustamente, gli abitanti stanno lavorando
di continuo per cercare di salvare il salvabile, ma io mi sposterei dall'altra parte della strada perché il signor Christian, sempre in via Fratelli Zuccari, ci vuole mostrare in quale stato è la sua abitazione, anche questa completamente allagata. Buongiorno, buongiorno Christian. Dunque, seguiamo quindi, scusateci le spalle, andiamo a vedere come qua, giardino pieno di rami. Dalle 2 alle 4 l'abbiamo fatta svegli, l'acqua arrivava fino al primo scalino qua di casa e arrivava fino alla sua cancello. E niente, dopo si è ritirata perché ormai siamo sono alle 9 e mezza, alle 10, però la situazione di stamattina, qui è tutto... un po' abbandonato. Ecco, la stessa situazione che stanno vivendo anche altri residenti qua, sì, nella via. Adesso, se dopo volete venire giù da me, vi faccio vedere che è andato allagato il garage, di tutto. Ecco, quindi qua sono assolutamente necessarie le scogliere. Sì. Guardi, è una cosa che ormai se ne è parlato già troppo, è ora che si passi ai fatti. Si passano ai fatti. Tutti gli anni, l'anno scorso, un pochino di meno, l'anno scorso c'è sempre la stessa storia. Ma poi perché abbiamo anche dei danni, che noi siamo riusciti a salvare le macchine. Perché la macchina io l'ho tirata fuori alle 4 di notte, se no lì la macchina era sotto 40 cm d'acqua. Certo. Qui abbiamo i garage allagati, qui nel garage c'è 30 cm d'acqua che è venuta su. Ecco, ma questa notte vi ha allertati qualcuno? No, no, però diciamo a nessuno. Ci siamo alzati per conto nostro. Ha chiamato i vigili, hanno detto che loro non possono intervenire. Ha detto solo se c'è l'acqua dentro casa. Protezione civile, non si è visto un cane. Io alle 5 di stamattina a correre in giro, disperato come un cane. Ci credo, dica pure. Stanotte alle 2, con mezzo ginocchio d'acqua, ho buttato, venga a riprendere, ho buttato la lavatrice da solo sopra il tavolo. La lavatrice, con mezzo ginocchio d'acqua, l'ho buttata sopra il tavolo da per me, non so come ho fatto. Ho detto, quindi almeno gli elettrodomestici è riuscito a salvarli. Mi ha detto, ma, perché io ho 76 anni, non so più un giorno. L'ho messa nel tavolo, l'ho puntata, poi l'ho alzata, non so come ho fatto. Roba da matti, ma chi, vedi, l'acqua, ma chi, guarda che roba. Tutto allagato. Tutto allagato. Vuoi vedere il garage, papo? Sì, grazie. Ok, adesso i signori ci accompagnano nel garage, vediamo qua. Buongiorno. La pompa bisogna usarla da soli perché i vigili del fuoco, detto finché c'è il mare mosso, non vengono. Beh, ricordiamo anche che i vigili del fuoco sicuramente stanno lavorando incessantemente. Ecco, questo qua è il garage. Beh, almeno 20 centimetri d'acqua. Appoggio, siamo la fogna aperta, ok. Occhio anche al nostro operatore. Là sotto, guarda, il frigorifero l'abbiamo buttato sopra il tavolo. Là sotto ci abbiamo il congelatore sotto le scale e c'è un po' di roba dentro il congelatore. Io e mio figlio non gliela facevamo a metterlo sopra il tavolo. Dopo abbiamo votato un po' dei pezzi più grossi e più pesanti e l'abbiamo buttato. Ma chi? Beh, sì, insomma, questa è la situazione in questi appartamenti, sì, di via Fratelli Zuccari. Stanno cercando di fare il possibile. Immagini che arrivano in diretta e che hanno ovviamente anche qualche difficoltà nella trasmissione, anche perché stiamo entrando in posti non raggiungibili dall'LTE. Non si vede niente, non si vede. Vede. Allora, questo signore, adesso sperando che arrivi un segnale migliore, diceva non si è visto la protezione civile, non si è visto i vigili, non si è visto... È normale che, insomma, anche se fossero andati lì 10 squadre di vigili del fuoco, avrebbero fatto poco e niente. Quindi quando c'è giustamente ancora un mare mosso, l'acqua che continua a entrare nelle case, cioè, certamente bisogna mettere in salvo le persone, bisogna fare in modo che le persone siano al riparo. Ok, adesso ci sentono? Ecco, adesso sì, ti sentiamo, Simona. Grazie. Ci sentite? Sì, vai pure.
Benissimo, dunque diceva che è una situazione che ricapita ogni volta. Siete venuti giù solo voi, non si è visto nessuno, né... avete visto nessuno? Nessuno, io ho scritto stamattina. Siete venuti solo voi, non è passato né un vigile né una protezione civile, non è passato. Ah, avete visto qualcuno? Per può darsi che è passato che io non l'ho visto. Ecco. Da lei com'è la situazione, signora? Da me c'è l'acqua così, però adesso un pochino meno perché si vede che un po' si ritira. È un macello, guardi, anche dentro la lavanderia, dappertutto. Sono passato con la macchina su dove c'è Yankee. Ci sono quei palazzi sotto a Yankee che quelli sono completamente bloccati, perché ho visto che dalla parte verso nord, quassù, la strada è tutta bloccata dall'acqua. Di qua, quella stradina che ritorna oltre, dove c'è il ristorante La Nadia, è tutta bloccata. Quindi loro, quelle case dietro Yankee, quelli sono completamente bloccati. Sì, infatti prima abbiamo... Sì, esatto, sì, sono... Non so se sono nei guai anche loro. Effettivamente prima vi abbiamo mostrato anche Viale Ruggeri, anche quello intransitabile. Come dicevamo prima, situazioni che si ripetono ogni qualvolta piove abbondantemente. Sì, però quando c'è i danni non paga nessuno. Cioè, qui anche se tu c'hai 1.000 euro di danni tra gli elettrodomestici, così, qui non paga nessuno. L'assicurazione che ti copre non c'è. Perché io l'ho cercata, essendo al piano terra, non c'è l'assicurazione che ti copre. Se qui ti fanno i danni, l'acqua, che non è che ti copre nessuno, perché sul comune che coprono i soldi, capito? Quindi, moral alla favola, qui c'è l'abbandono totale, qui se non ti fanno le scogliere, siamo all'abbandono totale. Questi ragionano quando c'era il sindaco in diretta, gli ho telefonato, mi ha detto probabilmente le fanno partire dal porto, le scogliere le fanno alla sua Sassonia. Cioè, ma chi è, noi siamo sotto l'acqua? Ma lassù c'è gli ombrelloni. Ma chi c'è abita? Se non sarà uguale, voglio dire, no? Come Beirut. Anche lei è tutto allagato? Da me ho usato la mia pompa perché mi sono attrezzato e sono riuscito a asciugare. Tutto qua. Quindi non fai da te? In fondo, lungo il mare, la recinzione che ogni anno spendiamo i soldi in rete, paletti, non c'è più, è sotto la ghiaia. Adesso nel campo, nell'orto, abbiamo... un metro di ghiaia, venderemo la ghiaia per comprare i paletti. Bisogna fare così. Poi se riprende da qua si vede. Ok, allora ci spostiamo, benissimo, ci faccia vedere. Ecco, guardate, anche qua sotto che stanno cercando da soli, si sono attrezzati questa notte e quindi stanno cercando di salvare tutto quello che possono. Come dicevano prima, sono riuscita a salvare anche le macchine dai garage. Ecco, cerchiamo, la seguiamo, benissimo. Veniamo da lei. Mi approfitto del suo ombrello perché sta continuando a piovere molto. Benissimo. Ecco, guardate, anche il giardino allagato, le onde che sono arrivate fino qua. Le onde sono arrivate, sì, fino dentro il campo. Ecco qua, questa era la legna del camino che l'ha portata via le onde. Completamente bagnata. Ah, addirittura sono stati trascinati dalle onde. Ha galleggiato fin qua. Okay. Laggiù c'era una bella recinzione fatta del 2013, perché del 2000 aveva fatto i danni, una bella recinzione nuova, tutto da rifare. E quello è il mio campo allagato. E, niente, lo tengo solo per pagare l'IMU al comune. Beh, certo. Perché ogni anno mi si allaga così. Là aveva l'orto? Là c'avevo l'orto, c'avevo. Adesso con la telecamera lo vede. Beh, è completamente sommerso. Pieno d'acqua. Esatto. Quindi anche giù in fondo, lei dice giù dove arrivano le onde è necessaria una recinzione resistente. Ma bisogna rifarla, perché se poi d'estate qua si riempie di gente, ti arrivano fino dentro casa con gli ombrelloni e le sdraie, perché questo è l'unico posto di spiaggia libera che c'è rimasto a Fano. Se te la lasci libera ti arrivano fin sotto casa con sdraio e ombrelloni, capito? Certo. La tua proprietà bisogna che la chiudi, insomma, ecco. Avete avuto adesso... problemi anche nel luglio scorso? A luglio ci è andata bene, li abbiamo avuti del 2013 che è arrivata fin qua. Sempre quest'anno ha sgarrato, ci ha saltato il novembre, perché ha fatto il 2012 il 2 novembre, così. Il 2013 l'11 novembre, così, il 10 l'11, quest'anno novembre pensavamo di esserci salvati, invece ce l'ha fatta a febbraio.
la mareggiata di novembre ce l'ha fatta a febbraio, è peggio di novembre l'ha fatta. Okay. Perché... Ci spostiamo in un'altra abitazione, intanto vi vorrei far vedere qua i tronchi di legna che erano dall'altra parte della recinzione, sono stati trascinati qua dalle onde del mare. Dunque adesso ci porta nella sua abitazione? No, dall'altro. Benissimo. Ci spostiamo, ci incamminiamo e ritorniamo lungo la strada. Dunque, benissimo, veniamo da lei, ci accompagni pure. Intanto, grazie mille, grazie. Intanto voglio ricordarvi, poco fa ci ha riferito Lino Balestra, che si è messo in contatto con il sindaco di Fano Massimo Seri, sindaco che fino a qualche ora fa era ancora ricoverato in ospedale per un piccolo intervento chirurgico. Poco fa lo abbiamo raggiunto telefonicamente, e pare che stia uscendo in questi minuti dall'ospedale e forse potrebbe raggiungerci anche qui in studio per un aggiornamento, oppure comunque lo risentiremo più tardi per capire un attimo che cosa intende fare la Giunta di fronte a quello che è successo nelle ultime ore per quanto riguarda il maltempo. Allora, sempre immagini che arrivano da via Fratelli Zuccheri, vedete tanti garage allagati. Sì, siamo sempre in diretta. Ecco, questa è la sua abitazione e se non ricordo male, pochi mesi fa siamo venuti proprio da lei. È vero. Ed oggi? Oggi è lo stesso. Ancora peggio. Oggi è peggio. L'acqua è venuta su qui. Laggiù ha sbrigato tutto il burro di cinta, la fratta, le capanne, ha buttato giù tutto. Quindi adesso confronto è meglio, insomma è un po' migliorata la situazione. Adesso questa mattina l'acqua arrivava fino qua. Sì, ho voglia. C'era la ligara che andava giù qui. Addirittura? Sì. Però... Lì è tutto pieno, qui nel giardino ce n'era 30 centimetri. Però... Quindi anche lei ha l'orto giù, se non ricordo male? Sì, vogliamo andare a vedere giù in fondo. Come no, ci spostiamo lungo questa passerella, sì esatto, si ricorda? Eravamo venuti lo stesso quest'estate, se non sbaglio. Qui l'acqua è entrata dentro lì, sì, se vuol vedere la capara qui è piena d'acqua. Ci stiamo spostando. Ecco, addirittura fino qua dentro. Ah, si vede? Beh, ancora c'è. Devo accendere. Accende la luce, riusciamo a far vedere meglio anche a casa. Ci sono i cubili dentro tutto. Ha degli elettrodomestici qua sotto. Il coltivatore. Ovviamente sono immagini che sono disturbate perché quando entriamo nelle case la copertura LTE non è sempre perfetta. Comunque adesso cerchiamo di, e poi c'è anche da dire che probabilmente la telecamera sarà ormai belle che bagnata, tutta bagnata, quindi diamo la possibilità all'operatore, ad Alessandro, di sistemarsi di nuovo, di ripulire, di asciugare un attimo la telecamera per poter ripristinare, spero, bene questo collegamento. Allora, ci sono tanti messaggi che arrivano e tante segnalazioni che arrivano anche qui nel nostro numero di telefono, l'SMS cronaca 338-4968-250. Stanno arrivando moltissime segnalazioni e abbiamo anche tantissime fotografie che arrivano, per esempio dalla spiaggia dove si vede praticamente quello che resta della spiaggia. Abbiamo detto Gimarra a nord della città di Fano, Gimarra completamente distrutta. Poi ancora in altri posti dove il mare è arrivato con tutta la sua forza. Allora andiamo, se riusciamo, ecco, queste sono ancora immagini che
vi stiamo mostrando in diretta, vedete l'obiettivo. Allora, il sindaco quindi verrà qui a Fano TV, prepariamo allora il microfono anche per lui, così ci dirà bene che cosa è successo. Intanto, anche se non sentiamo l'audio, vediamo però le immagini. Vediamo le immagini di Simona che è dietro le abitazioni, quindi tra il mare, tra la spiaggia e le prime case in via Fratelli Zuccheri. Ecco, questo è il suo orto? È il mio. Era tutto pieno d'acqua, ne voglio mangiare i finocchi lì. C'erano i finocchi, i carciofi, le bietole, tutto affogato. Non c'è più niente. Il giardino da questa parte è lo stesso, vediamo ancora che continua vento, mare mosso, hanno portato qua tantissimi sassi, proprio una distesa. Ho fatto un bacello lì. Le ha rotto completamente la recinzione. Sì, ha buttato giù tutta la recinzione, tutta la protezione. Ecco, da casa adesso stanno vedendo le immagini. Vediamo la scala, lo stesso, per terra, che utilizzava. Era il giardino che dove se l'estate si metteva l'ombrellone, e adesso ha visto tutto così. Io direi di spostarci e andiamo invece nella sua abitazione, chiederei anche all'operatore, andiamo nell'altra casa. Marco, ti ripasso momentaneamente la linea, ci spostiamo e poi te la richiedo, grazie sì. mille. Tanto per riguardare un attimo le previsioni del tempo per la giornata di oggi, secondo quanto ha scritto la Protezione Civile delle Marche, per oggi, venerdì 6 febbraio, vedete ancora precipitazioni diffuse soprattutto al mattino, in particolare sui settori centro-settentrionali della Regione Marche, dove risulteranno più intense. I fenomeni sono in attenuazione dalle ore centrali della giornata, persistenti sui settori collinari e montani centro-meridionali, con il limite delle nevicate attorno ai 500-600 metri. Le temperature sono stazionarie, in lieve diminuzione, i venti orientali di vento forte lungo la costa, di vento moderato sui settori interni. Il mare sarà molto mosso per la giornata di oggi o agitato, in particolare lungo la fascia costiera dal Conero fino a Pesaro, fino al confine. Poi, ovviamente per quello che ci riguarda, ovviamente il mare poi continuerà ad essere mosso anche lungo tutta la Romagna. Cielo nuvoloso, molto nuvoloso invece per la giornata di domani, in particolare sui settori interni, deboli precipitazioni sparse in via di esaurimento nel corso del pomeriggio. I fenomeni riguarderanno principalmente i settori interni centro-meridionali, con il limite delle nevicate domani attorno ai 500 metri. Intanto vedete il garage, anche qui garage completamente allagati, finiti sott'acqua. Adesso anche lì basta guardare un attimo, anche in questo caso si sta abbassando, si sta ritirando l'acqua con il passare delle ore, quindi se non pioverà più in maniera abbondante, ma le previsioni prevedono un miglioramento da questo punto di vista, un'attenuazione dei fenomeni. Noi, anche chi ha seguito il telegiornale ieri, avevamo detto che sarebbero state comunque, soprattutto la notte, 10 ore importanti. Intanto questa signora, ecco, questo signore si sta arrabbiando, evidentemente sta dicendo qualcosa alla nostra telecamera. Cioè, non ce la fate uscire? C'è l'ho. Dimmi subito. Marco, mi senti? Sì, sì, ti sento, Simona, ti sento. Ok, c'è qua in questo momento un signore che ci sta raccontando che non riesce assolutamente ad uscire di casa perché ci sono i garage completamente allagati, come potete vedere poi dalle immagini, Alessandro ve le stava mostrando anche poco fa, e addirittura anche davanti alla porta d'ingresso diceva che è una situazione peggiore rispetto a questa. Quindi lei non riesce a uscire? 75 centimetri d'acqua ci sta dicendo, davanti la porta d'ingresso. Avete chiamato i vigili del fuoco? Ha chiamato le tre, ha detto che il mare così non ci può intervenire.
Ah, ecco, sì, beh, giustamente i vigili del fuoco dicono che sono impegnati in tantissimi altri interventi, quindi stanno attendendo qualcuno che li possa soccorrere. Ecco, guardate quanta acqua. Certo, certo. Beh sì, si trovano assolutamente in difficoltà. Bene, ci spostiamo dunque nell'abitazione in cui vi dicevamo poco fa. Qui sta piovendo sempre di più, purtroppo. Ok, ecco, ritorniamo da lei, ci scusi. Andiamo oltre. Bene, ci risentiamo fra poco. Benissimo, bene, bene. Grazie allora Simona Zonghetti, grazie Alessandro Belli che sono ancora là a raccontarci quello che stanno vivendo in queste primissime ore del giorno di questo 6 febbraio 2015. Il resto dell'Italia è alle prese con il maltempo, noi con l'acqua, in altre parti invece con la neve. Abbiamo appena detto all'inizio di questo nostro collegamento, di questa nostra rassegna stampa, che anche in autostrada lungo la A14, nel tratto che da Marotta va verso Fano in direzione nord, in direzione di Bologna, ci sono i camion che sono stati fatti fermare su una corsia dalla polizia autostradale proprio perché qualche decina di chilometri più avanti c'è neve. In Emilia c'è la neve, in Romagna probabilmente più a nord c'è neve, e quindi evidentemente la polizia sta facendo dei controlli, sta facendo in modo che i camion arrivino là preparati, equipaggiati, abbiano tutto l'occorrente per affrontare il viaggio su strade innevate. Anche perché poi, notizie di queste ultime ore, insomma, i tir hanno causato problemi anche in Toscana, laddove è nevicato abbondantemente, si sono messi di traverso, insomma le solite cose che sappiamo in queste situazioni. Dicevamo del tempo, allora il tempo per la giornata di oggi, ancora pioggia, poi in attenuazione nel corso del pomeriggio. Domani ancora precipitazioni sparse in via di esaurimento nel corso del pomeriggio. I fenomeni riguarderanno principalmente i settori interni, quindi la collina, la montagna, dove il limite delle nevicate sarà attorno ai 500 metri. Le temperature sono in diminuzione, i venti settentrionali, il mare sarà ancora molto mosso, agitato al largo, l'altezza dell'onda in graduale e parziale attenuazione nel corso del pomeriggio sera. Domenica è giornata di carnevale per la città di Fano, la seconda domenica dedicata ai corsi mascherati. Che cosa prevede la Protezione Civile? Prevede un cielo variabile, senza precipitazioni, ci sarà cielo sereno poco nuvoloso, le temperature saranno però in ulteriore marcata diminuzione per effetto dell'arrivo di aria artica che porterà lungo le coste della Puglia, ma anche giù in Sicilia e in altri posti del sud dove solitamente non nevica, porterà della neve anche lungo la costa. Diffuse gelate sui fondovalle per la giornata di domenica, con nelle ore più fredde della giornata. I venti saranno settentrionali, il mare sarà mosso. Però, ecco, come dicevo questa mattina nella diretta delle 7:30, per la giornata di domenica bisognerà fare attenzione. Bisognerà fare attenzione in particolare alle gelate, perché le gelate sono micidiali con tutta l'acqua che sta facendo in queste ore e che continuerà a fare anche nei prossimi giorni. Insomma, poi con il gelo di domenica bisognerà fare molta 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 attenzione. Simona. Sì, ecco, ci siamo arrivati a casa del signore Alessandro, che ci stava mostrando il suo garage, i suoi locali, le sue stanze. Dunque, come diceva lei, le immagini parlano da sole. Ah, le immagini parlano da sole, guardi, qui le parole sono poche, guardi. Guarda dentro, guarda là, vai a vedere, guarda dove arrivava l'acqua, guarda. Ci spostiamo? Ecco, lì è il punto esatto in cui arrivava l'acqua questa notte. Adesso ha ricominciato a piovere in modo molto abbondante, quindi giustamente tutti i residenti sono molto preoccupati.
Vado vicino al signor Alessandro, lei diceva che questa notte lo stesso si è messo giù con un secchio in mano a cercare di togliere più acqua possibile. È calata un po' l'acqua, questo è andato galleggiavo perché l'acqua arrivava qua. Che cosa, il motore galleggiava? Il motore è arrivato, vedi dove c'è la terra lì, perciò non l'ha sommerso ma... Certo. Ecco, questo è lo stesso, è tutta la sua parte... Era il suo giardino, facciamo attenzione, qua c'è uno scalino. No, no, c'è solo, c'è il prato. Guarda, il recinto del cane, guarda. Il cane mi ha toccato prendere e portarlo dentro casa, povero bestia. C'era l'acqua fino sotto la pancia. Ma è arrivata quasi all'improvviso, perché... Guarda, bisogna prendere l'immagine laggiù, se riesci a vederla. Ok, proviamo a spostarci anche là, qui c'è uno scalino, vero? Ok, sì, perché c'è talmente tanta acqua, purtroppo, che non si riesce a vedere... Riesci a inquadrare là a vedere? Sì. Allora giù ha sfondato tutto. Ecco. E poi c'è un muro, fortunatamente c'è un muro, ma ha scavato tutto sotto, un disastro. Tutti gli anni ci spendo, l'anno scorso ci spendo più di 500 euro perché ho il motore per ributtare via tutta la ghiaia. Oltre ai danni, dopo non può lasciare così perché viene sull'erba. Certo. Tutti gli anni così. Come potete vedere anche dai nostri stivali siamo... quasi sommersi, qua c'è tantissima acqua e pensate che appunto è il giardino di Alessandro. Adesso poi è andata via, guarda dove arrivava l'acqua, non è che ti dico bugie. Vi manderemo in onda tra poco le immagini davvero impressionanti del... Le stiamo trasferendo dalla WhatsApp alla posta elettronica. Vi manderemo in onda, dicevo, le immagini dei bagni Crida, che credo sia appunto dalle parti di Gimarra, immagini della devastazione dell'acqua, del mare. Praticamente ha distrutto, come dicevamo all'inizio del nostro collegamento, ha distrutto praticamente tutta la spiaggia. Mi dicono che il sindaco è in viaggio, sta venendo qua, è uscito dall'ospedale, sta raggiungendoci qui in redazione. È arrivato, mi dicono che è arrivato. Il sindaco lo stanno microfonando, allora tra poco mi raggiungerà qui in studio. E eccolo qua il sindaco, grazie sindaco, grazie per essere venuto, so che è appena uscito dall'ospedale, insomma, quindi... Vengo proprio dall'ospedale da questo momento, sì. Allora, noi abbiamo fatto vedere in diretta ai nostri telespettatori a casa, in diretta quello che è successo durante la notte. Il problema principale, sindaco, è sempre lo stesso. Viale Ruggeri, via Fratelli Zuccheri, tutte zone che sono finite praticamente sott'acqua. Tante abitazioni, tante persone disperate perché comunque hanno avuto anche dei danni elettrodomestici. Un signore di 76 anni ha raccontato che da solo, in preda alla forza della disperazione, si è tirato su da solo la lavatrice e l'ha buttata, l'abbiamo vista, l'ha buttata sopra un tavolo per cercare di salvarla e di non rovinarla. Allora, queste benedette scogliere, è la prima domanda che mi viene spontanea da fare, è quello che credo anche i nostri telespettatori, non solo quelli interessati dal problema, vogliono sentire. Queste benedette scogliere, questi 3 milioni, si erano parlati di 3 milioni di euro, quando si faranno? Intanto volevo dire questo a tutti i cittadini che magari sono in ascolto in questo momento, che io sono vicino a loro, puoi immaginare il mio stato d'animo in ospedale, infatti sono uscito anche prima e mi sono recato qua. Sono anche in condizioni non ottimali per essere vicino a loro. E il tema principale ovviamente è stato un evento straordinario, perché il problema c'è in tutta la costa adriatica, mi hanno chiamato anche a Cattolica, sono esondati i fiumi, la costa ha avuto mareggiata da tutte le parti, e la stessa Arzilla è esondata all'interno, devo dire disgraziatamente per esondata all'interno, ma fortunatamente ha recato meno danni alla foce vicino al centro abitato. Il tema di Viale Ruggeri, qui c'è stato anche un problema che con la mareggiata grande non riuscivano a frenare l'arrivo delle acque dai fossi, dal rio Crinaccio, dall'Arzilla. Qui noi onestamente abbiamo fatto tutto. Io ho fatto terrorismo anche all'interno della nostra amministrazione, da settembre avevamo il progetto preliminare pronto, ci siamo attivati prima della riunione della conferenza di servizi con lo screening di via, siamo pronti con l'esecutivo, siamo pronti con la convenzione che io firmerò. Speriamo che la Regione non ci faccia fare altri ritardi.
Perché se dallo screening di via ci chiederanno il procedimento di via, significa perdere altri 5 o 6 mesi. Via significa la valutazione di impatto ambientale, quindi altra burocrazia, esatto, su burocrazia. È uno strumento importante. Questo è Carignano, Ciavarini, esatto, questa mattina. In questi casi, io ho già detto, ho già chiamato anche la Regione, che questa mattina dall'ospedale, che se non in tempi brevi ci consentono di intervenire, io andrò con tutti i residenti di fronte alle abitazioni di coloro che attraverso la burocrazia ci tendono a rallentare gli interventi. Anche noi perché siamo adesso, pronti su tutto. Qui allora la palla, diciamo, è più che altro della Regione, giusto? Sì. Regione, però Sindaco, adesso lei sa benissimo, sì, c'è una campagna elettorale, la campagna elettorale... Politica, è una questione prettamente tecnica. La politica qui ha fatto già tutto il suo corso. Tutto quello che si poteva noi fare. Noi abbiamo, allora, negli anni passati si è stato confermato i 3 milioni. Noi abbiamo fatto l'incontro col trasferimento, col commissario, quindi c'è una procedura anche accelerata, perché anche per gli appalti si fanno attraverso il commissario. Noi siamo operativi, abbiamo, come ho già detto, fatto il progetto preliminare a settembre, cosa che non era stata fatta negli anni precedenti. Abbiamo pronto l'esecutivo, attendiamo gli ultimi accorgimenti da apportare all'esecutivo e poi noi siamo pronti. Speriamo che non ci creino ulteriori problemi. Con lo screening di via ci hanno chiesto tutta una serie di ulteriori informazioni, ulteriori dati, che noi stiamo predisponendo. Ci stiamo avvalendo anche dell'Università di Ancona proprio per fare i lavori al meglio, per cui noi veramente stiamo correndo. A questo punto noi chiediamo che faccia altrettanto la struttura burocratica della Regione. Ecco, senta Sindaco, adesso tra un attimo cercheremo di farle vedere anche i danni che ha procurato il maltempo, la mareggiata anche ai Bagni Crida a Gimarra. Sì. Anche lì praticamente la, sì, spiaggia è stata azzerata. Io non so quanto tempo ancora avremo prima di poterle mandare in onda. Questa è un po' la situazione in via Fratelli, sì, sì, via Fratelli Zuccheri. Anche qui l'acqua è arrivata fino all'interno delle case. Questo è invece l'anfiteatro Rastatt, che anche qui è andato completamente... È diventata una piscina, sì, esattamente, sporca. È diventata una piscina. E qui siamo invece in un giardino di torrette. Anche l'assessore Paolini questa notte alle 3 di notte è sempre stato sul campo insieme ai cittadini di Ponte Sasso, però di fronte a certe situazioni difficili anche per noi, che in questo momento tutte le strutture dell'amministrazione comunale sono in giro. Però sia, Sindaco, sì, lei è in politica da tantissimo, sì, tempo, quindi conosce benissimo il nostro territorio. Io in realtà non ricordo che ad ogni pioggia, questa possiamo dire è una pioggia abbondante, non è nulla di eccezionale. Beh, no, in questo caso c'è stato un problema, una mareggiata forte. Sì, sì, il mix, sì, mareggiata che fa da tappo ai fiumi, torrenti e quant'altro, lo sappiamo e lo conosciamo bene il fenomeno, però non ricordo con così tanta frequenza questi allagamenti negli anni scorsi, quindi credo che manchi anche, ma questo lo abbiamo detto forse anche in altre occasioni, manchi proprio la prevenzione, manchi la cura sistematica durante tutto l'anno. Si fa manutenzione dei fiumi? Ci sono due elementi. Un elemento che effettivamente certi fenomeni in passato non si registravano, questo lo dobbiamo riconoscere. Un altro elemento che c'è stata nella storia recente, una scarsa attenzione verso la manutenzione e la prevenzione, ed è uno dei problemi principali, perché poi si rincorrono le emergenze. Per quello che mi riguarda posso dire che in questi mesi noi abbiamo ripulito quasi tutti i fossi. Se noi facciamo un percorso per la Flaminia e andiamo verso Marotta, i fossi più a rischio sono stati quasi tutti sistemati, rialzati gli argini, quindi quello che noi potevamo fare, onestamente, lo abbiamo fatto, magari sacrificando le buche sulle strade, perché poi le risorse per la manutenzione sono sempre quelle, proprio perché riteniamo che un fosso che esonda, basti pensare a quello che è successo a Rosciano qualche mese fa, lo stesso ha allagato, e lì abbiamo fatto un lavoro straordinario, devo dire. Quindi c'è un tema di questo tipo, ma c'è un tema che le istituzioni che hanno il controllo, specialmente dei fiumi, mettono risorse costanti ogni anno, e quindi regioni, le province oggi purtroppo non ci sono più, erano quelle deputate a svolgere determinati servizi, perché altrimenti siamo sempre a rincorrere le calamità. Fra l'altro annuncio che chiederemo immediatamente lo stato di calamità
per tutto il litorale della nostra città, quindi invito a evidenziare tutti i danni che i singoli privati hanno. Questo è importante, avuto. Allora segnatevelo, chi ha subito danni, visto che ormai tanto i telefonini, macchine fotografiche, digitali, ce li abbiamo tutti, ecco, fate fotografie, documentate, prima che si ritiri l'acqua, documentate, e anche dopo con tutti i danni che porta, che lascia, documentate, e poi magari vi daremo informazioni su come... Noi, la procedura è sempre la stessa, noi faremo la richiesta di stato di calamità alla Regione, che la Regione la fa il Governo, e raccoglieremo, poi daremo informazioni nei giorni successivi, tutti i dati. Comunque intanto ecco, raccogliete queste informazioni perché è importante. In questo caso, rispetto alle altre volte, mentre l'altra volta riguardava una parte circoscritta del nostro territorio, qui effettivamente i danni riguardano tutta la nostra costa e non solo la nostra città, perché come vi dicevano ci sono anche altre, altre zone tipo Pesaro, Cattolica, ci sono stati problemi anche nel Marche del Sud. Ecco, per esempio Ciavarini, che per carità è un ex mulino, per cui sta sotto il livello del mare, del fiume, eccetera. Però ecco, questa è la situazione. Ciavarini già 2 o 3 volte l'anno scorso è andato sott'acqua, quest'anno siamo appena a febbraio e già è di nuovo sott'acqua. Lì non c'è assicurazione che tenga, perché ovviamente un ex mulino difficilmente un'assicurazione fa firmare una polizza assicurativa al titolare. Però, insomma, anche qua. Sì, lì onestamente siamo sotto il comune di Pesaro. Sì. Però io ho parlato anche con, mi rendo conto, lì siamo in una situazione però a rischio. Al limite. Siamo al di sotto del livello dell'acqua, quindi quando ci sono situazioni più eccezionali si sa che avvengono questi fatti. Ok, non so se la regia è pronta, riesce a far vedere i bagni Crida, così come dicevamo, se le fotografie sono state nel frattempo preparate o caricate. Qui dicevamo siamo a Torrette di Fano, questa è un'altra abitazione. Invece Rio Crinaccio mi pare che non abbia dato grossi problemi. No, fortunatamente non ha dato grossi problemi, è stato monitorato tutta la notte. E lì tra l'altro noi stiamo prevedendo anche degli interventi, abbiamo già i nostri uffici che da tempo stanno ragionando quali interventi. Allora, qui mi dicono dalla redazione Anna Gennari, che è la dirigente del Polo 3 di Fano, smentisce l'allagamento del Volta. Quindi non so, evidentemente si era diffusa. Sì, effettivamente se si fosse allagato il Volta sarebbe stato un problema. Qui lontani significa che avrebbe dovuto fare danni anche al porto. Gli allagamenti sono venuti più a sud, nella parte di Sassonia. Quindi, ecco, diciamo, per rassicurare anche eventualmente chi ha i figli a scuola, in quella scuola, ma poi lì vicino c'è anche la scuola elementare, la Francesco Gentile, tutto tranquillo. No, poi su questo sono mobilitati tutti, quindi devono stare tranquilli. No. Protezione civile, vigili del fuoco, tutte le nostre strutture tecniche stanno monitorando tutte le parti della città, quindi su questo tranquillizzo tutti, dove ci sono fra l'altro l'assessore Paolini ha già attivato il COC, per cui non, sotto questo aspetto dico di stare tranquilli. Il COC è il centro operativo comunale, che tra l'altro mi pare Qui, si trasferirà qua vicino, oppure è già qua? Non è ancora operativo perché mancano lì, ma è questione veramente di giorni o settimane. Siamo proprio vicini di casa. E questo è anche utile, perché potremmo dare le informazioni in tempo reale. In tempo reale, infatti quando me l'hanno detto l'ho giudicata insomma come una buona notizia sicuramente. Non so se Simona Zonghetti è collegata con noi al telefono, poi giustamente liberiamo il sindaco di Fano che poi avrà il suo bel da fare nella giornata di oggi. Tanto sta bene, tutto a posto, un piccolo intervento martedì. Però ecco, è andato tutto bene, insomma. Speriamo. No, nel senso la vedo benissimo, insomma. Ok, allora, in attesa di poterci ricollegare con Simona Zonghetti e di poter vedere, perché volevo fargliele vedere in realtà queste immagini prima di salutarla, sindaco, perché sono immagini, abbiamo adesso, noi ci siamo soffermati, abbiamo purtroppo
anche noi difficoltà nei collegamenti, perché abbiamo poste, la posta bloccata, l'internet che sta andando a rilento e quindi, come vedete, dipendiamo dalla rete e quindi quando internet non funziona è un dramma. Però gliele faccio vedere in anteprima, gliele faccio vedere perché stiamo ricevendo tantissime segnalazioni, ma davvero tante. Ecco, forse abbiamo la diretta, allora abbiamo la diretta. Ecco, queste sono immagini che arrivano in diretta, non so da dove. Simona? Sì, ecco Marco, se mi senti, ci troviamo adesso sempre in via Fratelli Zuccari. Sì, siamo qua. Siamo sempre nell'abitazione del signor Alessandro. Abbiamo avuto un attimo un problema con l'attrezzatura, giustamente piove davvero tanto, quindi abbiamo dovuto asciugare un attimo. Qui ci stanno aiutando tutti, c'è grande solidarietà tra tutti i residenti. Dicevo, siamo qua da signor Alessandro e mi raccontava che comunque lei continua a pagare l'IMU. Certo, noi paghiamo l'IMU come terra fabbricabile, capito? Quindi anche nelle parti qua dove si rovinano ogni qualvolta piove. Terra agricola, che poi qui non ci puoi fare niente, quasi niente, se poi ti danno il permesso. Comunque, diciamo ai signori del comune che il prossimo anno lo vengono riscuotere personalmente se vogliono l'IMU. Glielo dico io, guarda, glielo garantisco. Ecco, in queste 2-3 ore è passato qua qualcuno a vedere che cosa è successo, ad aiutarmi? Alle 5 di stamattina, sempre fuori in giro, perché le ho detto c'avevo l'acqua intorno a casa, mi correva ogni volta che arrivano le ondate. Non si è visto un vigile da protezione civile, ho chiamato io i vigili del fuoco, ho detto che loro non possono intervenire. E così è la situazione. E noi siamo qua abbandonati a... Io non ho più parole, guardi, mi creda, non ho più parole. Poi, tutto. Le immagini sono quelle che dicono tutto. Marco, volevo anche avvisarti, non so se hai già dato questa segnalazione perché in quel momento non ero in diretta, non vi stavo sentendo. Mi ha telefonata Anna Gennari, che è la dirigente del Polo 3 di Fano, che comprende Volta, Artistico, Apolloni, eccetera. Mi diceva che al Volta la situazione è a posto, è tranquilla, quindi vuole rassicurare tutti i genitori, la scuola non è allagata. Sì, sì, l'abbiamo dato, grazie, grazie Simona. Allora qui c'è il sindaco con me. Simona? A vedere. Benissimo, bene. Simona? Sì, sì. Qui con me c'è il sindaco Massimo... Sì, c'è il sindaco Massimo Seri che ha sentito ovviamente lo sfogo di questo concittadino che criticava il fatto che dovesse pagare l'IMU e quant'altro. Poi è comprensibile, il sindaco... vive in questo mondo come tutti quanti, quindi sa benissimo che in questi casi lo sfogo ci sta e l'ha capito. Che cosa vuole rispondere a questo telespettatore? Io mi rendo conto dello stato d'animo che si vive in queste situazioni e poi le immagini si commentano da soli. Queste abitazioni rientrano in quel progetto delle scogliere. È vero, sono quelle proprio davanti al mare, quando c'è la mareggiata inevitabilmente sono le prime ad essere colpite, ma queste sono le situazioni più gravi. Devo dire che in questo momento sono proprio in zona Viale Ruggeri, i nostri tecnici, penso li abbia raggiunti anche l'assessore Paolini. E il discorso sono sempre quelli che facevamo prima, d'altronde lì. Onestamente, quando ci sono queste mareggiate così grandi, bisogna capire anche se le scogliere riescono a frenarle, a non far avanzare. Ma sindaco, non so se lei conosce la storia meglio di me, ma come è stato possibile negli anni, io parlo degli anni in cui qualcuno avrà dato l'autorizzazione anche a costruire le case praticamente sul mare. Ecco, poi questi sono i risultati adesso, indipendentemente dalle scogliere, che ormai ovviamente le case ci sono, non è che si possono buttare giù. Le case ci sono, bisogna salvaguardarle, bisogna tenere in sicurezza tutta l'area e quant'altro, però ecco, la domanda è, ma è possibile che sia stata data l'autorizzazione tanti anni fa a costruire così vicino a ridosso del mare? Allora, questo è un elemento vero, io ho evitato di citarlo perché no, beh, sembra ma tanto, che uno faccia lo so, però qui ci sono due elementi. Dobbiamo nasconderci. Un elemento che le situazioni sono mutate nel tempo, mentre in passato, qui parliamo forse anche di decenni indietro, il mare era molto più arretrato, quindi c'erano condizioni diverse. Poi con l'arrivo del porto è mutata la situazione della realtà di Sassonia Sud. Poi c'è un tema vero, che molte volte quando si danno concessioni ci sono pressioni forti,
magari si cede e poi quando succedono, perché abbiamo visto anche le volte precedenti, molte volte si tratta di quei casi che hanno avuto dei condoni in zone R4 a rischio esondazione e poi purtroppo si avverano questi casi. Qui però devo dire nel caso specifico che nel tempo la situazione è mutata e proprio per questo c'è questa necessità di intervenire con le sue dovute, penso, dall'allargamento del porto avvenuto negli anni 90. Vai Simona, prego, vai pure. Sì, ecco, volevo un attimo replicare il signor Alessandro, perché mi diceva che qua queste abitazioni sono state costruite quando? Nel 56-57? 56-54, più o meno quegli anni lì. Io del 56 sono venuto a abitarci, era già costruita la casa, perciò non è una cosa recente. Poi il mare una volta era qua a 150 metri la riva, cioè dove ci sono le scogliere adesso. Non è che è una cosa che è stata fatta recente. Quindi i problemi sono sorti in questi ultimi anni? Ma lo sanno benissimo, ormai lo sanno anche i santi della questione, solo che parole molte, fatti no pochi, niente. Vi ripasso la linea. Bene, grazie. È importante anche questa precisazione che... Sì, mi fa piacere che confermava quanto ho appena detto. Sì, chiaro. Per andare incontro al signore... noi veramente stiamo correndo e abbiamo corso e tutto quello che potevamo fare in questi mesi onestamente lo abbiamo fatto, lo dicevo prima, e io spero veramente dopo l'estate di riuscire a partire con i lavori della nuova scogliera, sperando che il tempo adesso, nell'ultimo anno non ci ha mai risparmiato, che diventi un po' più clemente. Questo non dipende da noi, certo. Ovviamente non riusciamo a... Beh, sicuramente il fattore climatico incide, e credo inciderà anche nel prossimo futuro. Con queste immagini di Simona Zonghetti, con il nostro ospite, con uno dei residenti di Via Fratelli Zuccheri, con il nostro operatore che ringrazio, Alessandro Belli, Simona Zonghetti, tutti gli residenti, gli abitanti di quella zona che ci hanno accolto e ci hanno raccontato questa mattina, pur nel disagio, quello che è successo. Io mi fermo qui, grazie anche alla regia, Andrea Marcelli, a Lino Balestra, Simona Silvetti, grazie naturalmente a lei Sindaco, le auguro buon lavoro. Grazie. Naturalmente siamo a disposizione perché oggi continueremo a parlare del maltempo così come lo faremo questa sera. Vi saremo aggiornati anche sulle novità, anche sulle opportunità che ci possono essere anche per i danni e per lo stato di calamità. Grazie a voi per il buon servizio rientro che fate. Al lavoro. Grazie. Noi ci fermiamo qui dunque e con queste immagini che arrivano dai bagni Crida, guardate che disastro ha combinato il maltempo, immagini che il sindaco sta guardando adesso in regia, guardate che roba, queste immagini, intanto stanno continuando ad arrivare anche in fotografie sul nostro sito internet, queste cose le troverete tutte più tardi online, scaricate la nostra applicazione se volete, è gratuita, chi ha un cellulare sistema operativo Android può farlo. Io mi fermo qui, sono le 10:28, chiudiamo qui questa diretta, naturalmente noi continueremo a seguire le fasi di questo maltempo e se sarà necessario torneremo di nuovo ad aggiornarvi, altrimenti appuntamento questa sera alle 20:30 con il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.